inaugurata questa mattina la Ludoteca Eureka, uno spazio per l'infanzia ospitato all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche del Vomero. La positiva collaborazione di soggetti pubblici e privati ha permesso di accedere ai fondi europei destinati al miglioramento delle condizioni delle donne che lavorano. La struttura infatti accoglierà i figli delle ricercatrici e dei ricercatori del CNR. In effetti questa è la prima volta che lo facciamo in Italia. Napoli ha una funzione pilota, partiamo con bambini da 3 a 10 anni. Nella mia intenzione è che già dall'anno prossimo cominciamo a studiare la possibilità di aprire una ludoteca per i bambini da 0 a 3 anni in modo tale da riuscire a coprire il periodo di vita più che richiede maggiore attenzione e che permette ai nostri ricercatori e ricercatrici di poter vedere continuamente i loro bambini mentre fanno una sperimentazione e guardarli e poterli quindi aiutare a crescere tranquillamente. Nasce al Vomero, nasce in quinta municipalità, prima da un'interlocuzione, oserei dire privata, con alcuni ricercatori, dopodiché diventa progetto che la municipalità insieme al CNR, insieme all'ASL, intercetta risorse europee per aprire la prima esperienza concertata e condivisa con il territorio di una ludoteca aperta appunto ai cittadini del territorio. Portare la municipalità ad essere protagonista, quindi un decentramento di qualità, un decentramento che non chiede solo, ma un decentramento che è in grado di fare le cose. Il progetto Alla ricerca del tempo guadagnato è stato presentato dal Comitato Unico di Garanzia del CNR, presieduto da Gabriella Liberati, nell'ambito delle iniziative a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie. La ludoteca sarà aperta anche ai bambini dei quartieri del Vomero e Arenella. Anche se è un momento di crisi, ma aumentano i luoghi per i bambini, anche nella nostra città, comune, CNR, istituzioni pubbliche e private, quindi un bel segnale che va sottolineato per incoraggiare anche altri ad andare in questa direzione.